Buongiorno a tutti, un aggiornamento. Oh, meno male, Felipe comunque c'ha la fase da orso. Qui sono sempre gioiosi, io non so, ci deve essere un oggetto che ha l'aura gioiosa e sono sempre gioiosi, per cui gli ho dovuto cambiare l'aspirazione perché mentale non mi diventava mai ispirato per... Mo vediamo se mi diventa ispirato per i disegni perché... Intanto fatti una doccia riflessiva, vediamo se mi diventa ispirato perché sono disperata. Cioè, sempre giocosi sono o lui è triste? Allora, poi lui c'ha pure fame, poverino. Adesso portiamoli a casa, li ho mandati un po' in giro. Poi, altra novità, adesso ve la faccio vedere. Altra novità. È Mafalda che è stata promossa a costumista specializzata, quindi nel suo piccolo è già al 6. Adesso deve raggiungere il 4 di pittura. Gli ho fatto fare un ritratto da un modello che è questo qua. Comunque, ragazzi, i bug sono infiniti, infiniti. Perché qui non c'è? Perché è una tela bianca? Ma che ne so, non c'è il quadro. Gli ho fatto fare un bellissimo ritratto di Arsène, ma non me l'ha dato. Poi non mi fa mettere più gli spunti. Oh, adesso sì, aggiungi lo spunto. Lei può mettersi solo questo vestito, se no sta in mutande reggiseno. Cioè, se io le dico cambia abito, adesso vi faccio vedere. Cambia abito, le faccio mettere questo, se si mette in mutande reggiseno e va in giro in mutande reggiseno. Altro bug. No, qui a casa me lo mette, nei locali invece no. Adesso trasferisci il video, ha fatto un video comico, tutti giocosi. Io boh, non riesco a capire questa cosa. Come faccio a fare questa chiemo? Chi cavolo è questa qui e perché è qui? Manda via, chiedi di andare via. Chi sei tu, Ri, tu non so che cosa? Eh? Lei ha l'audizione domani mattina alle 9 per il Detective Law e il 5 di forma fisica l'ha già raggiunto, però la faccio, adesso è stanca, mi sa. No, dai, ce la fai a farti. Devo proprio andare, ma chi t'ha invitato? Corsa di resistenza. Mafalda adesso la mando a dormire, beviti sto caffè. Tu ispirato non mi diventi. Bryce ha fame. No, non vai a dormire, mangi prima, anzi, cucini un pasto festivo. Cucina un pasto grandioso e fai una cena a base di tacchino, così mangi un po' e ce n'è per un po' di giorni, perché qui mangiano tutti come scrofe, proprio una roba assurda. E tu, gioia mia, mi devi fare ancora un po' di fotografie, tesoro, perché arrivare al 5 di fotografia, vai qua, va, fai un po' di spunti, vai qui e fotografa lo spunto e deve esercitarsi nelle foto lei. Arsène, beato lui, è bello, tranquillo, beato. Perché si è spento il riscaldamento qui? Capicchi che fa freddo ormai fuori, accendiamo, imposta il termostato più caldo. Arsène, tu devi andare in bagno, tesoro mio, vai. E poi tu sei giù che fai la corsa di resistenza. Dai che arrivi a 6 di forma fisica, certo sei magra, poverina, mamma mia, è dimagrita troppo sta ragazza. Bryce, oh povero Bryce, va, sta cucinando molto bene. Questo qui rompe l'anima con l'orso, c'è la fase da orso. Manolito invece ha finito la sua aspirazione,
insomma, sul teatro va benone, è eccellente, e adesso però dovrà esercitarsi. Certo, sti bambini sono sottoposti a stress, mica poco, eh. Cerca di ispirarti tu, ti avevo detto, l'ha fatta la doccia riflessiva, non c'è niente da fare, c'è qualcosa che li rende sempre giocosi qua. E boh, non so. Lui è ispirato, vorrei, sì, l'ispirazione, vediamo se può attivare. Ecco, disattiviamo perché questa è giocosa. E ne attiviamo un'altra, attiva ispirante, vediamo se funziona. Perché che pizza, eccolo che piange, non lo sopporto io sta fase da orso. La odio veramente, sta fase da orso. Ok, dai, hanno quasi fatto tutto qua. Sono andati fuori al bar. Insomma, non hanno completato proprio tutto, tutto. Lei ha fatto quasi tutto. Bryce ha fatto quasi tutto. Dai, prenditi ancora da bere, Bryce, va. Così, prenditi una bevanda. Servi una bevanda e prenditi del Firkin. Tu sei stufa, amore, hai ragione. Hai raggiunto il 6, bravissima, tesoro. Vabbè, finisci sta cosa. Fatti, canta sotto la doccia e poi te ne vai a nanna. Lei è sempre felice comunque, eh. E dormi. Tu poi mi lavori un pochino, c'hai da andare in bagno. E niente, domattina vediamo come va l'audizione. E poi dormi, tesoro. Ah, hai preparato il pasto grandioso? Sì? No? No. Sì, bravo amore, prendi una porzione. Chi altri ha fame qui? Mafalda ha fame, benissimo, prendi una porzione. Arsène non ha fame, lo lasciamo dormire. Lui ha fame, piccolino, prendi una porzione. All'una di notte, come se niente fudesse, prendi una porzione. Prendi una porzione. Triste il nostro Felipe, triste, triste. Fase da orso, sono un orso. In realtà finge perché è un attore, insomma, ecco, via, diciamocelo. Oh, brava Susanita, anche tu, Bryce, vai a dormire. Ah, t'ho detto di mangiare, amore. Ah, t'avevo detto anche di bere, pornanin. Così hai finito questa azione, basta. E adesso poi mangia e dormi. Ok ragazzi, ci vediamo domattina quando ha l'audizione. Lei poi se ne torna a nanna quando ha finito di mangiare e la nostra famigliola felice è qua. Lei è tutta elegante perché sono andati al club TSP. Non ha fe soddisfatto Felipe. Manolito, come al solito, è il più felice di tutti. Bryce è riuscito, ok, è stata piuttosto positiva e Susanita si è divertita un mondo, bene. Eccola qui, audizione superata. Senti, Susanita tesoro, prima o poi tutti interpretano il ruolo di un agente di polizia, è essenziale per la carriera. Adesso sta a te dimostrare di avere la stoffa del detective e di non essere una semplice poliziotta di quartiere. Wow! Allora, vediamo. Sviluppa l'amicizia con un coprotagonista, la tua abilità di recitazione e la tua abilità di forma fisica. Come sei messa, tesoro? Vai, cominciamo a esercitati nella recitazione. Vai, tesoro mio, lascia stare tuo papà che sta scrivendo un libro. Gli altri sono tutti al lavoro o a scuola. E tu sviluppi tutto. Allora, la commedia inizia venerdì alle 12, quindi c'ha solo un giorno. E sviluppare l'amicizia con un coprotagonista non è facile.
Oh, però sono curiosa di vederla nella cosa del Detective Law. Questo ingaggio è uno di quelli che mi intrigano di più. Vedremo, sarà vestita da poliziotta come Firmina quando va al lavoro. Bene, io le faccio sviluppare tutte queste cose. Quando invito il regista e i coprotagonisti, torno online. Eccoci qua, sta facendo amicizia con il coprotagonista, la regista la conosceva già. Amichevole, facciamo un gruppo, così li mando giù in taverna. Ah, non si può fare un gruppo? No, che scema. Certo che si può fare. Altre scelte, azioni, non c'è, non si può fare un gruppo. Ok, allora canta una canzone d'amore, l'insegna per i bambini. Vuole che ciascun membro drammatico canti una canzone d'amore da solista. Manolita ritiene però che un canto di gruppo. No, 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 fai quello che ha detto la professoressa. Allora, io non ho ancora capito se la coprotagonista è lei o lui, perché comunque è fatto al 75%. Quindi saranno entrambi coprotagonisti. Guarda con Avani, che cosa guarda con Avani? Altre scelte, no, no, amichevole. Discuti delle tecniche di ballo, perché mi sa che lui, ah, lui lei sa che ha imparato, che è una comparsa, quindi deve essere lui. Poi adesso vanno tutti giù. Ma perché non può fare un gruppo anche questa? Ci sono veramente. Ah, ecco qua. Oh, forma un gruppo. E c'è solo lui? Boh, questa la può aggiungere al gruppo? No, perché non la conosce. Ok, questo l'ha completato. Fai una presentazione allegra così la puoi aggiungere al gruppo. E la regista dov'è finita? La regista è boh. Adesso tu però devi farmi ancora l'abilità fisica, tesoro mio. Dove è andata la regista? Allora, aggiungi al gruppo. Azioni adesso c'è, aggiungi al gruppo anche lei e appena troviamo la regista l'aggiungiamo al gruppo. Intanto vai qui e siediti insieme con tutto il gruppo. Manca la regista. Vabbè, l'importante è che abbia fatto questo. Tanto con la regista è già abbastanza. Eccola qua, aggiungi al gruppo. Perché la conosce? Ma dai, ma la conosce. Ma perché? Dio mio, chiama da dentro troppo lontana. Non è possibile, Avani me lo ricordo benissimo, Ajar si conoscevano già benissimo. Ok, ti sei presentata per la 18ª volta, sì? Ok, benissimo. Aggiungi al gruppo e andate giù. Forza, vai giù e assaggiate, no, siediti, assaggiate qualche aroma insieme, distenditi insieme. Vai, cosa c'è, Mafalda, che non va, amor mio? Fai una foto per uno spunto, già che ci sei, fotografa lo spunto. Però non è che migliori e ha bisogno di divertimento e guardati un po' di TV, guarda il canale attuale, guarda il film attuale. I bambini, questo è triste per il costume da orso e va bene. E lui, poverino, c'ha fame, porastella. Il nonno ha fatto una torta. Dove vai, tesoro? Chiedi come va al lavoro. A chi? A chi lo chiedi come va? A questo qua, ma lascia perdere Thorn. Apri, prenditi un pezzo di torta. No, questa è la cena base di tacchino, la torta invernale. Prendi un pezzo. Tu hai fame anche tu? No, tu hai sonno e sei lagnoso. Tu stai fumando insieme a tutti. Bravi, vi siete distesi. Ok.
Adesso poi non c'è niente da fare, da quando c'è questa espansione nel sottosuolo, anche se non sono gli oggetti dell'espansione nuova. E adesso corri con il petto gonfio insieme, corri senza sudare con il petto gonfio. Fai vedere alla tua regista. Vediamo i rapporti con la regista, questi se ne possono anche andare per quello che mi riguarda. Ormai abbiamo fatto quel che dovevamo fare. Vorrei sapere con la... Oh, mamma mia, che bella amicizia in poco tempo. Le ho comprato il tratto incredibilmente amichevole. Quindi anche con lui ha una buona... Ma con lui mica tanto, ma non me ne frega niente. Tanto l'azione l'ha terminata e con la regista ottimo, con la regista ottimo, benissimo. Stai correndo con il petto gonfio, amore? No, eh? Tanto adesso ci vai, eh? Oh, oggi Mafalda ha portato 770. Quando si presenta dei nuovi sim, la Susanita ha la possibilità di leziare la relazione con un livello, la sua reputazione la precede. Ragazzi, Susanita ha fatto miracoli da com'era a com'è. Ha fatto miracoli. Comunque, non si possono più fare i sottosuoli. Probabilmente è a causa dello strumento di livellamento del terreno, della terraformazione, che le taverne non funzionano più. Tu ti sei tranquillizzata molto bene, ok, chiacchiera anche tu, non si sa mai. Dichiara il genere di film preferito e ride lei, Mafalda, e discuti di moda e anche con la regista, in presentazione amichevole. Ok, adesso non ci resta che aspettare. Amore Arsène, tu l'hai finito il libro, tesoro? C'ha di nuovo un punto di fama, Arsène. Il topolino che rubava il formaggio ha finito di scriverlo. Non era stata Mafalda a scriverlo, era stato proprio lui. Pubblica per conto tuo il topolino che rubava il formaggio. Mafalda ha dichiarato che i film comici, ok, Mafalda ha scoperto i seguenti, la miseria, ma fa già che lei c'ha il tratto, riconosci subito bene, affiliata pigra amicona, questa balla coi manichini, vabbè, oh, ragazzi, è una famiglia un po' di pazzi. Arsena ha pubblicato il libro e adesso è furioso, perché amore mio? Non essere furioso, dai, fai il bravo tesoro. Mangiati qualcosina e poi si va tutti a nanna. Susanita, hai fatto tu? Vediamo un attimo se qui ha fatto tutto. No, tesoro, hai fatto solo il 75%. Allenamento, vai oltre i limiti un attimo, giusto per arrivare al 100%. E poi rilassati e fai fichi fichi con Bryce nella sauna. Così siamo tutti bravi, andatevene via, ci vediamo domani. Ciao ciao, grazie, completato. Vai, fai fichi fichi nella sauna, amore. Hai completato tutto, tesoro mio. Oh, ma che brava! Bene, domani vedremo la nostra Susanita nelle vesti di un detective. Allora, lei ha raggiunto l'otto di recitazione. Non avevi detto che dovevi proprio andare? 5 in ballo ce l'aveva già, comicità 10 ce l'aveva già, ha raggiunto il 7 in carisma, il 9, vabbè, la malizia serve un po' a poco. E l'otto in recitazione, genitorialità, tutto sommato va bene ed è a 6 in forma fisica, mentre Bryce ha 10 in carisma, 10 in cucina e boh, poi degni di nota c'ha la genitorialità a 8, che non è male, canto a 3, il ballo a 4, insomma. Vanno benino i bimbi, lui ha cominciato, ho dovuto ricambiargli
L'aspirazione, ragazzi, perché non c'è verso di fargli avere un altro stato che non sia quello gioioso. Guardate, gioioso. Ah no, è flirtante, meno male. Hanno fatto fichi fichi. Avete fatto no, Ritu, no, no, proprio no, gioia. E guardate come si vede nel sottosuolo. È così. Per me è proprio lo strumento di terraformazione che fa questi scherzi. Comunque, dai, qualcosina si vede. Brava tesoro, adesso dove vai di bello a parlare col tuo papà? Ok, e noi ci vediamo domattina all'audizione. Io vi risparmio il trucco, il parrucco, tutte queste cose e vi faccio direttamente vedere il film perché tanto è quello. Adesso vediamo se riesci a guadagnare l'oro domani in questa commedia. A domani. Di alla regista che sei disponibile, vai. Di al regista che sei disponibile, vediamo la scena. Wow, ce n'ha tante di azioni. Una, due, tre, quattro, cinque, cioè una, due, tre e quattro scene, tutte con qualche coprotagonista. Sono pronta, regista, fammi lavorà. Qui, allora, ok. Interpreta la scena di una bevuta in compagnia. Flirta. Allora è qua la scena di una bevuta in bevi in compagnia. Vai. Velocissima però. Velocissima. Dov'è il tuo coprotagonista? Il tuo. Eccola. Ok, un'altra poliziotta. Che bella sta scena. Detective Low. Il Detective Low. Ok, una bevuta in compagnia. Cin cin, salute! Alla salute dei criminali in galera. E vai! E una, perfetto. Interpreta la scena di un bacio. Qua mi bacia l'altra poliziotta. Bacia, rischioso. Sì, bacia l'altra poliziotta. Ci abbiamo l'alieno! C'abbiamo l'alieno e meno male che anche qui Bryce non è presente. Flirta, brava. E la fotina. Ale, Ale, che bacio appassionato. Wow, fantastico. Interpreta la scena di lotta. Wow, lotta rischioso. Siamo solo al bronzo però, eh. Non mi piace sta cosa. Uff, vediamola con l'alieno ci vuole. Eh sì. No, no, dai, fatemela fotografare. Oh, bene. È andata bene. Meno male, è argento. Interpreta la scena di un imprigionamento. E dov'è? 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 Qua? Flirta. E dov'è l'imprigionamento? Scusa, eh? Ah, qua, imprigiona rischioso. Ok, vabbè, prima facciamo il flirt e poi facciamo imprigiona. Anche qui ci vuole la foto perché lo sfondo, la scenografia è diversa. Dai, 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 qua no. Uffa, vabbè. Vabbè, niente, questa qui ce la risparmiamo, la facciamo velocemente così. Ok. E adesso imprigiona. Dai, con imprigiona dobbiamo andare sul sicuro, eh. Uff, uff, uff. Ok. Vediamo come lo imprigiona. Scusate, blocco la scena perché così riesco a fare la foto. Ok, dai, imprigionalo. Vai dentro, delinquente, torna sul tuo pianeta, non ti vogliamo sulla terra. Dimmi che è oro. Sì, è oro. Non ci speravo, ragazzi. Non ci speravo. Mi sembrava che non riuscisse a raggiungere l'oro. Brava Susanita, meno male. Ok, e vediamo quanto hai guadagnato di
Giallino non sarà arrivata a 3 stelle, ma intanto. Ok, dai tesoro, Famagua 3100. Fama guadagnata 3 stelle. Allora, eccola qua. Stelline, ma no, che 3 stelle, è arrivata a metà. Ok. E poi cosa hanno fatto? Nuove promossa stella emergente. Sì. È una stella emergente, ragazzi, quindi ogni volta che prende un oro, attrice magistrale, va bene. Stella emergente, vai, rendimento medio, fra poco arriveranno i complimenti dell'agenzia. Adesso le facciamo prendere l'audizione per la prossima volta. Intanto aggiorna lo stato che sei stata promossa, tesoro. Aggiungi alla storia su Instagram e poi mi fai controlla la disponibilità di ingaggi. E vediamo che nuovi ingaggi ci sono. Allora, l'alba dell'Apocalisse l'abbiamo fatta, il vuoto ballo no. Ferramenta, ma 140, ma sono audizioni del cavolo. Questa l'abbiamo fatta. L'unica è crescere come un crampolbotto. Ma no, dobbiamo cambiare agenzia allora. Ah, dove alberga il cuore? Dai, tanto lei c'ha 7 di carisma. Dai, dove alberga il cuore? Ragazzi, vi saluto. Susanita va come un treno, è troppo brava in questo lavoro. Ha cambiato carattere, è diventata carismatica, non insulta più le persone, ha capito, insomma, come si vive. Ciao a tutti, ciao ciao.